Perfetto, sì, buonasera a tutti ragazzi. Ok, allora, c'ho un po' di problemi con l'audio. Ok, perfetto. Oh, ok, perfetto, perfetto. Siamo in gioco? Ok, sì, lo sentite tutto, sentite l'audio, perfetto. Bon, raga, buon pomeriggio. Bentornati allora in live, oggi... Agente Smith, vediamo un po' cosa fare in questo domenica pomeriggio con 120 player. Tipo vestiti qua dentro. Perfetto. Check radio, buon pomeriggio a tutti. Buonasera. Salve Smith. Buon pomeriggio. Dove si trova, sergente? Al Galli. Bene, bene, da solo? No, no, sono in pattuglia, nada. Ok. Oh Joker, buonasera, cioè buon pomeriggio, grazie per il follow. Ma che dico buonasera? Oh, sono abituato a streamare la sera col giudice, il PC da giudice che dico buonasera. Buonasera, scusa, adesso impero, il mio inventario non lo vedo completo. Abbiamo detto di alzare le risoluzioni, ho fatto... L'ho fatto, ma nulla da fare. Sai consigli qualcosa per aggiustare questo tipo di cosa? Allora, il problema qual è? Io lo vedo così perché c'ho. Perché devi impostare la qualità. Questa qua è 1920x1080. Perché se tu c'hai la 5 quarti. Ok. Posti, perché poi a me non va neanche la 5 quarti, perché? Se ho sbagliato anche sezione, devo andare a prendere. Esatto. Esatto, questa qua. Se tu metti la 5 quarti qui. E non neanche qua. Ma porco Giuda, oh. Sto sbagliando. Che è qui in grafica. Schermo. Dove essere tipo che parte qui? Non mi dicono neanche, raga. Vabbè, tanto rimettiamo la 1920x1080. Comunque. Se diminuisci la grafica, ti schiaccia tutto, giustamente, quindi poi dopo è un problema. Altrimenti non saprei modo per poter risolvere questo problema, quindi... Quindi niente, sono raffreddato, sì. Ahia. Oh, la linea viola si vede. Chi è? Ah. Ancora disponibile per Adam, sono solo in centrale. Se no vado in Lincoln. Ma era un po' basso di FPS, minchia. Mi sentite un po' basso? Forse perché parlo basso. Buonasera, Freddip. Buonasera.
Adam 13-18 per recuperare Smith. Grazie. Buonasera. Ma mi sento ancora basso. Grazie per il follow, Fredip. Ma aspetta, allora, Uno mica. 4-10-55 CV Cazzo, vediamo un po' qua. Che 594 di un camion. sistemo subito la qualità. Mica aux, basta, alziamo un po' il volume a 90. Ora mi sentite bene? Eh? Oh, prova, prova. Perfetto. Boh. Buon pomeriggio. Vagabondo, Buon bambola. No, pomeriggio. buon pomeriggio, colleghi. ah, Come va? adesso Orlando sì che si può incazzare. Con Perché Smith in sei pattuglia. con Smith in pattuglia, mamma mia. Con colui che scopa la Cioè, figlia. 30-40 fps, Dio mio. Vabbè. ma... Sì, mia moglie non la vedo un po' già qua. Ma ho visto che è andata in procura, mi ha Sì, detto sì. Orlando. È andata come procuratrice. Sì. Hai capito? Sono andato a fare procuratore, È quindi... facile fare carriera quando c'hai il ragazzo del gente, Ma oddio, in realtà lei era già ex eh? E... vice procuratore generale, ex istituto procuratore generale, quindi era un Sì, grado infatti alto, era già una di eh. tutte Uno le dei sette. quando tu te l'hai già Della procura. sposata Io oppure ero già sposato tu te con l'hai lei, sposata? infatti. Allora, visto. Merito tuo, merito tuo. Ero già sposato con lei quando è diventata... Nessun merito alla signorina Lossi. Occhio! Mamma mia. Tranquillo, ho fatto la curva stretta. Non Zia Lili, sì, ti devi certo, preoccupare. aspetta. Mia moglie è Lili, Lui sempre, rimaneva mia sulla sua moglie. corsia, hai visto? Ma Lili e Smith Nessuno sono si sposati da tre beccava. wipe. Okay. Perché io l'avevo totalmente visto. Ma che stai dicendo? Però non facciamo le RP le Sto parlando coppia, con cioè, Smith. tanto... Ma che cosa hai visto? Ecco, Un questa qua camion, manco stavo se ne accorta, scantando. figurati. Mamma mia, io devo abbassare un po' gli occhietti perché faccio 40 Vedi battiti. male? Dov'è che devi guardare, brutto porco? Se abbassi gli occhi cos'hai? Guarda i culetti, brutto Ma maiale. ora mi sono scritta non fidarti di nessuno sul culo, posso andare Ah, allora bisogna guardarlo. io. Esatto. Vuole usare la scusa, dice. Ah, adesso fammi un Esatto. attimo vedere che cosa Ma c'ho scritto scusate, io. dov'è quel locale? Qua è questo il locale dove Questo vanno qui, tutti i ragazzi la sì, questo sera? qua. Sì, è pieno Sempre di gente qua, sono sempre, sempre a mamma mia. Oblacalsi. Sembra, non so, sembra un centro commerciale, pieno di gente. Sembra Colvetto a Milano, Perché io sembra. di sera non sono... No, stasera... Cosa sei quello? Stasera Colvetto, quartiere. vengo praticamente qua a farmi un fuoriservizio su tardi, ho deciso. Hai Perché da stai... capito? Sì. Ieri sono stata in fuoriservizio a New Vuole bloccarsi pure York. lei, Io vuole l'altra sera bloccarsi. sono andato al triangolo con gli altri ragazzi. Io ieri Ciao, gioco, sera ero ci in giro vediamo col dopo. proprietario del triangolo. Cosa? Ero in giro col proprietario. Ah, vi frequentate? Diciamo, non parlerei di frequentarsi perché il mio Il persona, signor cioè, il mio Mbale, carattere non mi permette di frequentarsi. Sì. eh? Il signor Lombale Gandalf, alto 2 metri e passa 6 centimetri. Ma Sì. non immagino se è alto così, lì sotto che cazzo c'ha? No, sicuramente ha dei bei addominali, questo bisogna degli addominali. riconoscerlo. E lei che Lo cosa ne sa, scusi? so perché ieri siamo andati al mare. A mare! A fare un bagno al mare! Sai come si dice, no? Primo appuntamento porta al mare o in piscina. Vedo Non che in sapevo che Bale Gandalf cosa... è molto studiato, studiato. Sì, però vedremo. No, ripeto, io gliel'ho detto, il mio lavoro è pericoloso, non è una cosa che permette di Beh, avere gestisce uno relazioni. strip club e vuole diventare sindaco, direi che anche il suo non Romagni, sarebbe mai facile. sei stata con due persone che erano poliziotti e hai avuto anche una figlia con un Appunto, poliziotto. ma finché Scusa, un chi era il primo? poliziotto, Io ma un ne civile... conosco uno, Ma non è ne vero, ma poi io conosco. non sono stata sposata mai, cioè io non mi No, sono sei mai stata sposata. con Ah, due sì, poliziotti. con due poliziotti, ma un conto sono due Quali poliziotti erano che quei due sanno già poliziotti? Perdonami. difendere. Allora, uno lo Morris conosco. Deacon. Mollis, Crates, il biondo. buongiorno. Sì. Morris, ma c'è stata per qualche mese con Morris, un bel po' di Hai mesi. capito? E Deacon? E con Deacon Deacon anche un bel po' di mesi, poi c'è fatto pure un figlio. Hai Esatto. capito? Oh, finché sono colleghi, sono dell'idea che si possono Si è difendere, ma fatta nel momento in cui... infalcire. Ma nel momento... Sì, esatto. E infatti c'è il bambino No, adesso da sono un piangermi il poliziotto. weekend. Vabbè, comunque. È lui dell'FBI, Non solo lui sono proprio una dell'FBI, buona madre. ragazza qua. Quindi Mezzogiorno adesso me l'ha dov'è che è? detto. Scusa, perdonami. Il bambino Siamo a il weekend domenica, è sta un con weekend. me e sì, sta con la babysitter di giorno, poi la sera vado Ah, io. bello, mi piace come... no, se hai detto che cosa sera, vai in fuori servizio, vuol dire che lo Vabbè, abbandoni pure questa sera. appena va a dormire, Riceve? c'entra, Ah, mica. ok. Resto con lui. Quindi Stasera ordiniamo la almeno pizza, un'oretta a facciamo settimana lo cose. vedi. Cinque sulle mani. Esatto, un 3-4 ore No, a tu settimana. Io sono impegnata, sono assiste stacano Smith. bici. Suo Buonasera. padre, il cucciolo, ti Ti guardo. cercano, Smith. Questo mi mettete voglio Lo nell'aria. vogliono. Avanti.
Avanti. Avanti. Avanti, chi vuole? Ah, Smith, c'è qui una personal desk che dice che gli hanno detto di venire oggi alle 14.30 a consegnare il curriculum. Io non ne so nulla. Io non ne so nulla, poi forse il comandante ne sa qualcosa. Sergente Coleman, lei ne sa qualcosa? Ok, quindi cosa gli dico, che deve attendere il comandante? Sergente Coleman, lei ne sa qualcosa riguardo? E Coleman sarà... Ma di 5 in merda che cosa sulle mani? Forse so qualcosa io. Oh, quello è veloce, eh? Sì. Una persona a cui ieri sera gli è stato detto di venire a consegnare il curriculum per arruolarsi. Ah no, ok, no, no. Il mescolo costi sulla destra, chiavi sul cruscotto e mi seguo quando lo dico io dietro la volante. Spenga, spenga. Benissimo, scenda, prego, venga pure. Ciao caro, prego. Vieni, vieni, vieni. Dal marciapiede, dal marciapiede, dal marciapiede. Dici 5? Correvo un po'. Come si chiama il soggetto? Prego, prego, vieni, vieni, vieni. Che succede? Non ho capito. Vieni, vieni, vieni. È un'assunzione, gli hanno detto. Mostro la potenza. Ma come sì, si chiama? Caro, grazie. Non ti preoccupare, fai con calma. Allora. Correvo un po' troppo, lo so. Eh sì, eh sì, eh sì. Ciao, sì, come quella macchina appena acceleri. Scusate un attimo. Il signor Scott, del signor Scott la macchina? Scott! Non lo so, vediamo. Oh, dimmi, sono qua. Fai uscire i dottori fuori, che c'è ancora la terra. Sì, sì, sì. Guarda, siccome ti sei fatto questo mi ricevi? Sì, a parte del signor Scott. Signore, faccio una multa leggerissima. Primo. Secondo, non mettetemi a ballare in mezzo alla strada. Un attimo solo, sono impegnato alle 55. Per il... Subito, gente. Dimmi, dimmi, Molly. No, sulle mani, comunque scontato. Il signore si chiama John Stewart. Sì. Prego, caro, grazie, mi scusi, buon lavoro. Quest'auto per acceleri, se la vuole provare. Ma dove sei? Il 5, che mi vuole, cosa vuole dirmi? Sto sulla strada, al 377, vieni. Ragazzi, cosa volete dirmi? 10:20, dove ti trovi? Accendi sto GPS, Golem. Al 135 mi trovo con... al Green Market. È pericoloso. È comunque pericoloso. In realtà qua è un parcheggio, gente. Mettetevi lì sul marciapiede. Questo si chiama salvagente, quindi qui ci posso stare, giusto? Perché salva la gente. Vada a mettersi lì sul marciapiede. Non posso neanche stare... Puttana. Anche tu, cappellino bianco, dai. Collega, quindi come ha detto che si chiama bianco, il signore? Senti, cappellino bianco. John Stewart. Quindi? È il suo soprannome, qual è? Lei è speciale, che non va bene. Non lo so. Che non ascolta. Sì, potete scalare di frequenza per queste comunicazioni, gentleman. Che devo fare? Dico, lei è speciale, che pensa che quello che ho detto ai suoi amici non valga per lei? Non stavo ascoltando, scusa. Ok, non stia in mezzo alla strada, vada sul marciapiede. Va bene. Sul marciapiede là, laggiù. Questo qui non è un okay. Marciapiede. Dimmi. Scusa. Scavi? Sì, un attimo. Dimmi. Ma se io voglio andare al male, c'è il rischio che mi faccio tanto male. Ieri? Eh? Si è collegato in frequenza radio del nostro procuratore. Sì. Il merito tipo al rinvio a processo che ha fatto il vice comandante in mezzo. E a quanto ho capito non ha annullato, perché dice che non si possono fare rinvio a processo. No, non ha chiesto l'autorizzazione, chi l'ha fatto la mia... chi ha fatto il mio processo non è una l'ha fatta mezza. L'ha chiesto direttamente a mezzogiorno. Mezza fatto il mio processo. L'ho detto mezzogiorno fatto il mio... non sono un'idea io, non ho seguito sta cosa e non mi interessa minimamente seguirla. Vabbè, comunque è un'altra cosa, ma qua possono parcheggiare i veicoli? Non lo so, bisogna avere delle parametriche del... perché non le hanno consegnate, ma in procura, ma la procura non ha dato un cazzo a noi, cioè io... Quando le do qua li faccio togliere. No, tu devi chiedere le planimetrie in procura, poi... Ma dovrebbero darle a noi, cioè... Io che ne so Senti, se qua... per chiederle.
Ma non ci... Vabbè, ma non ci possono dare noi in centrale, non le possiamo far pubblicare. Che ne so, chiediti la procura, nel senso, io non mi sono ancora informato delle prenotazioni. Vabbè, vado a fare un giro, a casa me le faccio pubblicare, sì, sull'applicativo. Sì, ma chiedi appunto se ci possono pubblicare queste prenotazioni, perché abbiamo bisogno di sapere quali sono. Perché la gente vede i parcheggi, Io non ho capito, questi qua sono parcheggi. Non lo sapevo neanche non dovrebbero. Allora parcheggio, nel dubbio. Nel dubbio avremo parcheggi perché potremmo sequestrargliela, poi dopo... Decidere lei se rischiare. Perché ci sono tipo le strisce, io vedo le strisce, le strisce che le vede, si chiama freccia direzionale, serve a indicare il senso di marcia, fratello, per l'uscita dal vicolo, No, fratello, ci sono tipo le i più, cazzo, no, ci no, sono no. Le... Sì, apra un libro, fratello, ora ti faccio vedere. Fratello. Il telefono del tuo destinatario non è collegato alla nostra rete. Riprova più tardi. Certo. Buonasera, buongiorno Cooper, buon pomeriggio. Figurati, caro. Caro? Non mette, avete da farmi delle rimesse. Va bene, stiamo un attimo qua allo Starbucks per un caffè. Senti Cooper... Ci sta un problema, i poliziotti non sanno quali sono le prevenzioni dei locali, non sanno se sequestrare o meno i mezzi. Devi richiedere a Bond sulle planimetrie. Sì, non potreste pubblicarle per favore da qualche parte? Comunico, vai, perché anche io non ce l'ho, calcola. Sono sul drive comunque, però... devi chiedere a Bond se può pubblicare queste planimetrie, perché ci viene difficile sapere se a certi posti sono dei parcheggi oppure no. Va bene, comunico. Ciao ragazzi, buona serata. Ciao. Vai. La procura ha confermato. Certo. Non ho consegnato nessuno. Arrivederci la gente. Ma quelli là sono parcheggi o no? Secondo le prime sono parcheggi, sì. L'hanno fatti completamente a cazzo di cane, ma sono parcheggi. Vai davanti tu, Smith, che mi fumo una sigaretta. Hanno fatto dei parcheggi su una corsia, non ho capito. Oh, Teo, buonasera. Devo dire che la procura ha fatto dei peggiori planimetri. Grazie per il collo. Sì? Ma è un parcheggio quello? Sì. È sbagliatissimo, ma è un parcheggio secondo la procura. Ma la gente con la macchina come passa? Bella domanda, non ne ho la minima idea. Pensa che sono parcheggi da entrambi i lati. Se vuoi passare con la macchina, come faccio? Non si sa. Non passa, va bene. Non passa, esattamente. Decisione della procura, lasciamo fare. Ma hanno il parcheggio dietro il locale, lì c'è un parcheggio. Io ci sono 5-6 posti auto, anche dietro. Il parcheggio dietro il locale. Ciao Dipa, buongiorno. Qui dietro c'è un parcheggio, per esempio. Sì. Cioè, si potrebbe tranquillamente dare questo. Qua è un po' lontanino, te lo direi anch'io. Mira bene. Qua a destra gira. Qua a destra c'è un altro parcheggio, comunque. Come sapeva parcheggiare anche quale auto? Questo è il 130. No, 134. Ci sono posti 34. Auto, 1, 2, 3. Guarda qua, quanti posti auto. Ma pure qua dietro, cioè lì dietro. Quanti posti auto ci stanno qua? Anche qua dietro. E vabbè ragazzi, ma se proprio dobbiamo dirla tutta, si parcheggiano pure in mezzo davanti allo Starbucks, quindi te pare. Ma lì infatti dovevo lì, capire. Lì infatti le vale, eh. Lì comunque... Lì non posso parcheggiare. Non posso dovevo parcheggiare dall'altra parte, dove c'è la infatti, piazza. Infatti, ti voglio dire, non mi stupisce. Lo faccio un saltino in procura. Ma quando si trova l'auto parcheggiato sequestrata tutti i giorni, poi dopo capiranno. Se vuoi fare stato in procura, fagli vedere che ci sono questi parcheggi piuttosto che farli mettere in mezzo alla strada. No, sì, a punto, anche perché c'è la foto. Fai una foto. Però mi raccomando, il metodo per parlare con la procura è essere rispettosi, poi ti fanno fare qualsiasi cosa. Se ti porti rispetto, ti fanno fare tutto. Non filo il manganello in culo a Sacchi. Vabbè, ma Sacchi a lui piace, è un'altra cosa. Vero Starbucks, iniziamo a fare un po' di polizia auto, va? Sì, anche perché noi ogni volta si incazzano i proprietari con noi, ci cominciano a dire, però voi fate di qua, fate di là, ci rovinate il ma se non ci sono i parcheggi davanti a loro non ci sanno regolare a metterli, ma è complesso, non penso. No, per niente. Perché c'è la procura, ecco perché. Beh, mi sto fumando mezza sigaretta, sono azione di pensieri. Un attimo anche i miei pensieri, Sì, ma vabbè, ok, faccio patrulla da solo. Aspetta, 5 secondi. No, va bene, ho capito, vado da solo. Un attimo, arrivo solo. Tranquilli. Fate fumare subito. Vi odio, ciao. Ciao, come stai? Tutto bene, Vu? Tutto a posto, grazie. Vu, settila, 2 secondi e andiamo a fare benzina. Che dici? Ok, Vu. Vu, tu intanto pensa a intrattenere 2 live, dai. Ciao.
Come due? Anche tu? Sì, 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 vai, vai. Vabbè, ho capito, sono pure la mia adesso, non ho capito. Allora, ne tenevano due, allora, quella del signor Smith fa cacale, quindi fa nulla. Ci saranno lui, Slim Elements e basta praticamente. Quindi fa nulla, lì è facile da tenere. Quella invece della signorina Romani, allora, lì c'è un po' più di gente, però il problema è che dovrei parlare tipo più femminile, quindi... Buonasera, signori. No, no, non va bene. Devo fare l'accento femminile. Non sono capace, non sono bravo con la voce. Buonasera? No, no, non va bene. Niente, mi sa che vi accontentate di un maschio. Però c'ho dei bei piedi. Sono 46, 46 di piede, però... Li tengo molto culati. Quindi se vi può interessare, signori, nel senso... Ho quello. Non ho le tette, non ho... La voce sexy, ho dei bei piedi. Sì, è già finita la conversazione, però... E devo trovare l'altra roba. No, no, la voce sexy è comunque dei piedi terribili, cioè veramente... io stavo parlando dei miei, stavo parlando. Lo so, ma io sto parlando dei miei, comunque... Io faccio un tiro di sigaretta, vengo a parlare e poi torno di là. Raga, terribile. Guarda, terribile. Tu sei terribile, io sono perfetto. Oh, mi ha levato un messaggino. Grazie Fabeltani per le 5 sub. Visto che è bravo. Faccio pure questa, faccio. Sono troppo forte. Fammi andare in zone che non passa nessuno perché... Porca puttana, c'ho la pattuglia di molti cadaveri. Ok, eccomi. Ah, bentornato, non ho per niente insultato te o qualcuno. Hai insultato? Che te li guarda. Hai insultato. Salutami Stream Elements. No, io non ho Stream Elements. Ah, quindi neanche quello, ci sei solamente tu qui in chat? No, no, siamo in 5, 6. Ah, c'è la mamma papà. Ah, ti ho fottuto. Ai, ai, ai. Vai, fai il salto, va. Ok. No, sto scherzando! No! No! E niente. Tranquillo, le macchine della FBI ci hanno gli ammortizzatori buoni. Madonna, sei tratto dritto come un gatto. Lo so, te l'ho detto. Cioè, io seguo gli ordini dei miei superiori. Sei un sergente di polizia, mentre sono in pattuglia di polizia, mi dice di fare un salto, io lo faccio. Ma la battuta era. E io mi sono fidato di te. Mamma mia. Tu mi dici ti buttati da un ponte, io mi butto da un ponte, Sì, sono buttati da un ponte. No, scherzo, non lo faccio. Vedi, ai, ai, ai. Mi bagno e mi dà fastidio, capisci? Ai, 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 l'acqua. L'acqua dà fastidio. Sì, sono tipo un gattino. C'è un medico qui a destra. Un medico? Dove? GPS. Ah, è vero, c'è qualcosa. Poi mi sta chiamando Ceccherini. Oh. Ceccherini! Poi sono andato avanti con gli interrogatori ieri sera. Comunque adesso no, sono in pattuglia con la Romani e Smith. Sì, sì, no, tranquillo. Orlando ha già fatto la sua figura di merda. Buongiorno. Si è arrabbiato con me perché sono andato in pattuglia con la Romani, no? Ok. Ah, ti ha già detto? Chi ha detto? Sì, perché lui mi ha dato l'ok, perché tanto dice sempre ok perché sta guardando la sua cazzo di live. Però vabbè, lì lasciamo stare. Però vabbè, facciamo saltiamo questo punto, ok? Comunque. Sexy, c'è qualcuno in radio? Cosa? Avanti, scrigno. Sì. Sì, cioè, l'apporto scritto, vuoi? Ma Stream è tornato come Stream, quindi? No, no, no. Quindi lo chiamano Stream così. Io al momento, se vuoi, lascio la pattuglia e vengo a farti la porta, se vuoi. Lo vocale, però. Lo mani?
Ok. Lomani. Come ti chiama lui, Lomani? Lomani. La registrazione sì, ce l'ho tutte quante, ce l'abbiamo tutte quante, ce l'abbiamo. E tutti quanti gli interrogatori che ho fatto. Sì, dimmi. Ok. Sì. Bic, guarda che sono tipo... due Los ore Santos, di... per ora, no, tu? Oh, c'è l'FBI. E tu più avanti. Ora passiamo, ora passiamo. Arriviamo. Ciao. Ciao. Ok, salutami Orlando che ha fatto il fuorimento con la gente. È Achille, mio nipote. E rispondi che rispondi amore. Chiamandola agente vagina munita, così però il tipo quasi offenderla. E anche mio nipote. Sì, sei un po' offesa. Achille? Sì. Vabbè, nel senso... Beh, è normale che mi sono offesa, agente vagina munita. Passo avanti lo Starbucks. Agente vagina munita. Cioè, sembra... capisci. Vabbè, poi ti spiego. Cioè, manca un po' di educazione, un po' di senso tranquillità, considerando che sto facendo tutto quanto io praticamente per l'FBI, mi fa un po' girare i coglioni, però va bene. Nel senso, se poi scappo in polizia succede, eh. Ahia, scappa in polizia? Sì, sono abbastanza premuroso, lo sapete benissimo. Ciao. Sì. Che cazzo. Ahia, incazzatino il sushi. Tanto sono permaloso. Porca puttana, faccio tutto ma quanto, scusami, tutto io ma sto no, facendo. Però non è stato carino, perché nel cazzo. Tu mi hai detto, ma non è perdone. Qua c'è qua la rimozione. Questi giubbottini, questi bomber gialli. Buonasera. Guarda che bello, guarda che bello mio nipote. Oh, nipotino caro. I due zii qua. Esatto. Che bello. Zia. Pure lui. Sì, siamo i suoi zii anche. Ciao, zia. Di parentele che ci sono in questo. È vero? Mio nipotino. Come stai? Tutti parentati, è una grande città di incestuosa. Aspetti, lei chi è? Scusi. Lui è Temaki. No, io lo so. Temaki, ok. No, infatti, Temaki, signor Temaki, glielo sto dicendo io tranquillamente. Sono insieme da un bel po', nel senso... Non sono usciti a casa. Temaki. È una città fatta di incesti, principalmente. A cosa incesti? No, ma no, non sono mai, no! Non mai stata con mio nipote. E anche io, sai. Adesso, no, ci mancherebbe solo, Smith. Che tu sappia, Cioè... No, mai stata. Allora, a ricordo no, onestà... È arrivata mia figlia, mi fa, guarda, ti presento il mio cugino, così cos'ha. Faccio, ma che senso, mio cugino, ma chi cazzo lo conosce questo? Ma che senso, fa, no, cos'ha? È mio cugino da parte di mamma. Faccio, chi cazzo è? No, beh, però devo dirti la verità. Sai che non lo so, questo, non so, che è mezzogiorno che decidi quando aprire. E devo dire che non saprei rispondere. L'ho detto io. Non sbaglio mai. Non sbaglio mai. Vabbè, mai. C'è una differenza tra me e mio cugino. Ma chi è tuo cugino, un attimo? Ma se la chiami a mole? Com'è? Da sì, mezzogiorno. Esatto. L'altro mio nipote? Sì, esatto. A quanto ho capito è ancora in circolazione. Ah sì? Sì. È uscito di galera? Sì, diciamo che durante il terremoto, a quanto ho capito, ha aiutato le forze dell'ordine. Gli ha dato la condizionale per buona condotta? Sì, ha aiutato la Guardia Nazionale, non so se mi sarebbe accorto. Ha dato quindi la condizionale, è uscito per buona condotta. Sì. Ha aiutato la Guardia Nazionale. Bene, bene. Un pattugliamento? Comunque, questo, ma aveva il suo fascino, Dustin, bisogna dirlo. Ma la differenza mia e sua è che io sono tutta tatuata. Anche tu, Smith, soltanto si deve tatuare. Guarda che tatuaggi. Arriviamo noi. Buongiorno, Buongiorno, Smith. Sono qua al garage, comunque. Il vecchio c'è? E se senti un attimo male, la certa età, manca molto ora. Sta dormendo? Era qua, si sta un attimo riprendendo. Sta vomitando dietro cespuglio. Magari ci lascia le penne. Mamma mia, voi. Proprio spermaloso sei, cioè, veramente. Ma come se fosse spermaloso? Se fosse nuova questa cosa qui, che sono permaloso. Stai tranquillo. Da quando sono nato, lo sono. Va bene. Che combinati, bello. Due giri tranquilli? Sì. Niente. Dobbiamo continuare poi con gli interrogatori da solo, perché tanto faccio sempre io le cose. Ah, sì, un po' permaloso, il collega. Sì, infatti gliel'ho detto. Cioè... Il direttore da Smith comunque fa un po' l'idea. Ma sei zitto, Ecco. Per il lavoro che faccio non sono grande fan. Che volevo dirti, Non ho scoperto la figlia di Orlando, che è l'unica cosa per cui ti apprezzo, Smith.
Con, beh, cioè, quanti ne hai sentiti dei 13? 5. 5? 5 gli rimando risposta. C'era un sesto che dovevo fare, ma era già mezzanotte. C'era già l'una e mezza. Quindi ho detto, vabbè, facciamo domani. Qualcuno si è dichiarato colpevole? Negativo, cioè uno sì. Ok. Sei muto. Quindi possiamo anche evitare di mandare al processo, credo. Che è successo? No, nel senso, scusa. Tutta questa gente che. Uno. Perdonami. 4 colpevoli. Invece uno no. Ok. Li ha già arrestati in prigione, quindi colpevoli. Sì, ho già avuto il il vecchiaccio. Perfetto. Buonasera. Più stupido di tutto il mondo. Come sta? Tutto bene, tutto bene. Ma tu? Ma bene, mi hanno detto che sei riuscito a raccomandare come si deve. A che livello? Mia figlia. Mia moglie è andata in procura di nuovo, Cioè, è andata in procura semplicemente perché sei tu che sei riuscito a fargli i giri, ammettilo. No, almeno qualcosa di utile nella relazione la fai. Io l'ho invitata a andare in procura perché appunto cercavano personale, un po' tra avvocati e quant'altro, voleva fare avvocato, poi alla fine l'ha presa quella di procuratrice. Ah, ok, ok. Quindi non è merito tuo? No. Quindi rimani totalmente inutile in questo matrimonio? Vaffanculo, Ero... Al vice il vice direttore voleva anche il numero di telefono della giornata. 555 Orlando, mamma mia. 914 914 1240 Guarda 1240 per quello penso. Hai più rivisto o sentito altri tuoi figli, Orlando? Ah, ciao, salve. Hai più risentito altri tuoi figli, Orlando? Altri figli? Non credo ti riguardi questa cosa. Per quale? Perché me lo chiedi? Smetta. Come sta? Lo chiedo perché vorrei sentire se hai sentiti. No. Fortunatamente, nonostante New York si sia avvicinata, l'isola non ho avuto il piacere di incrociarla ancora. come sta? Che lo chiamo a Siamo quasi sei Adam. Chi è lei, mi perdoni? Sono il medico che lei ha detto che non sono incapace di incidere perché ero. Dicono, medico. Sì, sono il dottore, ma era psicologo. Io ho fatto ho capito. Seduta psicologica, ha fatto due domandine del cazzo velocemente. Ma mi scusi, io mi immagino che lei quando fa una seduta psicologica sia un po' più serio, professionale, mette a proprio agio le persone. Ovvio. Ok, e lì era una roba, lo può ammettere che era una roba fatta un po' in velocità. Vabbè, era una cosa un po' per simpatizzare un po' con voi. Ah, sì, non ha funzionato, se era quello l'obiettivo. Beh, solo perché... Vabbè, non parlo, dai. È solo per... qual è il problema? Dica, senta... No, non voglio mettere in Voleva socializzare un pochetto. Socializzare, sì. Però stavamo socializzando all'inizio, poi ha saputo una cosa e lei se n'è andata via. Perché c'era un impegno impellente dal punto di vista lavorativo, qui non ho potuto assolutamente fare a meno, giovanotto, non è una roba a caso. Lei dopo ha puntualizzato una cosa importante, che io senta... non di no. Dottore, una cosa importante. Come va con la gente? Ci sta provando? È mia zia. Figura di merda. E come? Ma no, perché figura di merda? Mi fa piacere. Ma quanti... C'è il senso di madre o di padre? Di madre. Ah. E quanti anni ha sua sorella? Mia sorella? Sì. 58. Mm-hmm. E io ne ho 32, minchia. Quindi... Esatto, io invece ne ho 25. Ma è da queste vive da queste parti sua madre, giovanotto? Mia madre è morta. Sempre detto io, con lo santo, sono un grande orfanotrofio. Ne avrebbe 58 anni adesso. Morto, cioè, morta a 58 anni o avrebbe 58 anni? Sono confuso. Avrebbe orfanotrofio. È morta all'età di 42 anni. Okay, incidente stradale. Ma cazzo, tira ancora i conti di quanti... Beh, vabbè. È mia sorella, condoglianze, ma che sensibilità, scusi. Certo, ha ragione. Mi dispiace, nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. E penso che il mio suocero pensa. Mio padre è ancora vivo. Ma infatti, ma com'è essere il suocero di Smith? Come lo fa sentire questa cosa? Malissimo. Davvero terribilmente male. È una cosa che mi fa un po'... Penso che, penso che sia una delle uniche cose che condividiamo entrambi, il malessere di essere Scusi, parenti. Scusi, ma Smith in realtà potrebbe essere... Io pensavo... Allora, considerando che mia figlia era appena entrata a lavorare come procuratrice, per un attimo ho creduto... Chi... Dica. No, zia. No, mi interrompi. Mi interrompa, non si faccia problemi. Parli.
No, era un po' in esclamazione. E mi interrompa pure, prego. Posso parlare? Posso parlare? Vado. Sì, sì. Stavo dicendo... È un carattere comune. Ah, adesso mi sono dimenticato. È un requisito di assunzione. Sì, sì. Stava parlando di sua figlia. Esatto, pensavo che avesse fatto qualcosa di buono il sergente, ovvero che avesse imbischiato mia figlia a lavorare come procuratrice. Invece evidentemente ce l'ha fatta da sola, quindi rimane totalmente inutile il loro matrimonio, a parer mio. Ma scusi, non hanno neanche fatto un figlio. Così. Fatemi un cazzo di nipotino, quantomeno! Wow, vorrei un nipotino! Ma... Ah. Ma, scusa, tu ma, sei un scusi, pezzo di ma... merda. Ma non ci si sposa mica per interessi, scusi. Cioè, uno si deve sposare per i sentimenti, esatto. No? Okay. Magari le sua figlia è rimasta affascinata dal fascino integerrimo di Smith. Intellettuale. Adesso... ma almeno che si faccia infarcire un pochetto. Ma me se non vuole figli non è mica colpa mia. Cioè. Ma secondo me sei tu che c'hai gli spermini addormentati. Sei proprio la faccia da spermino addormentato. Ma forse avranno più tempo nel lavoro e quando tornano a casa magari si accoccolano e si addormentano. Può darsi, eh? Fare il procuratore, il poliziotto. Che, il collega qua si vomiterà tra poco. Perché? Alla nausea. Ha bisogno di un bicchiere d'acqua. No, però se vuole accompagnarmi in bagno possiamo andarci che... Ma a me mi manca... prude un po' e ma? Credo Vediamo. Di dovermi fare il bidet. Guarda che è a posto. Il manganello non è lo strappone. Che non aiuta comunque. Però possiamo provare se vuole. Aspetti, lo prendo in macchina. Aspetti un attimo. C'è Kelini. Sì. C'è proprio ragione che la Veneta ha un piatto che va servito freddo, cazzo. Cosa? Di cosa stai parlando, pezzo di merda? Che ecco sto studiando qua, come vendicarmi provare, voglio andare con lei. In bagno. Ma c'è il manganello nuovo, spagnolo? Sto a posto. Che è manganello spagnolo questo? Perché? Perché si allunga quello là? Ah, sì, si allunga. No, perché molto. Qua allo Santos a quanto pare non piacciono le cose corte, quindi si allunga. Vabbè, ci sta quello fisso duro, poi ci sta quello che si accorcia e si ma allunga. Ma lei è troppo esperto, nipotino. Come ha combinato questa cosa? Beh, ero un ex Marshall io. Molto rock and roll, Marshall. Sì. Ora sono diventati color sabbia, spray i nuovi riff. Orlando, posso farti una domanda? Rompono le palle. Negativo. Ok. Come vanno i nuovi sceriffi? Perché sono colore sabbia, ha detto. Gli sceriffi? No, sembrano degli sceriffi, Marshall. Adesso sono color sabbia. Non sono più neri, sono beige. Ma come? Da quando? Tutti i colleghi non fare niente. Da oggi. No, so, mi ha detto che gli ha scelto i vestiti Cooper, il procuratore. Mamma mia. Ma io penso che hanno uno stilista abbastanza pessimo. Non è male, però sembrano degli sceriffi effettivamente, quindi non lo so, gli manca il cappellino. Ma davvero? Comunque, effettivamente non... Ma c'è una camicetta, una camicia come noi? No, stanno col giubbotto beige e i pantaloni tipo mimetici. Mamma mia, che sono militari? No, verga, ciao. Sì, sono militari. Cioè, non so, sembrano militari così, cioè. Oh, vedi che tuo suocero mi sa che sta impazzito. Vado guarda un attimo a cambiare. Non so, ma... Chi è suocero? Sì, chi c'è? Hai bisogno che mi tocchi il culo? Ma che fai, oh? Ma sa che davvero, zio, il tuo suocero... Oh mio Dio, chi mi sta chiamando? Pronto? 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 Ti sento. Orlando, per favore, comunque, per rispetto verso il collega Lomani, secondo me ci sarebbe da magari parlare un attimino. Sopra la macchina... Per affermare la macchina. Non ho sentito. Il carjack è quando rubi la macchina senza... Non ho sentito, puoi ripetere. Dimmi. Anche un'auto in NPC può essere carjack. Lei si è offesa? Un pochettino, sì. Allora, l'ha visto come un po'... Questi caschetti qua... Ah, allora... Ci provo a parlare. Mi devo sposare, Non ho capito. Questi caschetti qui. Agente Romani, un secondo. Certo. Venga pure. Buonasera. Ne vedo solo uno, ne vedo. No, l'altro. Sì, sergente. Sì, secondo me Cecchetti c'ha qualche problema. Sì, Cecchetti c'ha un po' di problemi, sì. Sì, no, secondo me c'ha qualche problema di base. Cioè, solo perché ha rotto un lupo mi ha detto che faccio schifo. Lo posso slamare? E se vuoi insultarlo, parti per dire. No, slamare. A coltellare. È sul tarotello. Ma caro, se vuoi ammazzare un pubblico ufficiale federale, lo faccio dietro l'angolo. Come quando me lo te la Proprio volete ore.
No, cosa da parte tua? È molto contento della musica. Vabbè, ma ha detto facciamo schifo. Ultima così con questi interrogatori. Lo sai, nel Bronx se insulta una famiglia muoio, per culo di. Sì, no, capito, vabbè, però non è che siamo nel Bronx noi, Avrai un compenso dei guardi. Dai due schiaffi. Ma chi vuoi? Tanto quel vecchiaccio morirà tra qualche anno. Anche perché compensi due schiaffi. Ricordiamoci. Ovviamente sto scherzando, prendiamo il tornato. Stiamo parlando di cose FBI. Io era urlando, state, non so. Per questo. Io no, in verità. Ah, vabbè, nulla. Se c'è che ne urla è come al solito. Non stavo urlando, stavo parlando a tono di voce moderato, cioè. Vabbè. Tutto regolare. Metto un orecchio molto fine. Stava dicendo, Lollo. Ma che sta succedendo qua? Che car surf è quando sei sopra un'auto e la surfi, appunto. E carjack è quando rubi un'auto senza motivo RP, che può anche essere magari un'auto NPC, ti avvicini e rubi e te ne vai a caso. Quello che è il carjack. Sì. È un po' un problema. Comunque, collaboriamo, ci troviamo bene. Stiamo parlando di cose private, sergente, ha bisogno. Non interessano. Sì, beh, senza alitarmi in bocca, ne faccio anche a meno. Ma cosa stai facendo, zio? Io mi dispiace che vi ritroviate a sergenti del genere. No, non ci preoccupi, io sono a New York, altro dipartimento, però in compenso qua il marito di sua figlia particolare. Decisamente, ma avete dei sergenti normali dalle vostre parti o... Sì, sì, abbastanza. Uno è un po' appassionato di skateboard, ma tolto questo gli altri sono favolosi. Ah, beh, le passioni non fanno mai male, insomma. No, infatti, assolutamente. Va bene. Bene, allora, vediamo battute di lavorare perché non siamo come Orlando che non lavoriamo comunque mai. Ci faremo una battuta insieme, Orlando, qualche giorno. Che dice? Innanzitutto non mi chiami per nome che stava... Le chiedo scusa. Ecco, molto meglio. Vice direttor Cecchetti. Vice direttore. Cecchetti, ma io perché mi ricordavo Ceccherini? Ceccherini il direttore. È il direttore là, Ceccherini. Per elevare la collega. Salve. Buonasera. Buon lavoro, ci vediamo. Buonasera. Cosa? Tutto bene. Questo è importante. Affermativo, si trova con il sergente Smith e il numero di viaggi. Sì, ti chiamo stasera, ci vediamo, va bene. Usciamo insieme. Niente, è la quarta volta che mi succede in due giorni. Ormai devo chiederle una cosa. Ormai una Latin Lover oggettivamente. Smith è con te, Monica. Latin Lover. Monica, sì, con me. A stile, mister. Chiedi se può venire un attimo Radio 4. Ricevuto. Meno male. Succede. Chiamano in frequenza 4. Succede. Vuoi mettere delle manette criminali e mettere donne? Arrivederci. Okay. Wow. Arrivederci. Bello spice. Ma chi è che mi chiama in frequenza 4? Marshall, provocatore. Jack, avanti. Romani. Arrivederci. Salve, Monica. Arrivederci. Stiamo andando a fare il blocco qui tra il paese di New York. Vabbè, direi che... Se vi volete unire... Facciamo una pattuglia. Facciamo una pattuglia e rapida ci uniamo. Arriviamo con lei di New York. Vai, allora noi intanto montiamo il blocco. Dobbiamo fare? Stanno andando Marshall a fare il posto di... Vuoi andare a fare un posto di blocco sul ponte? Ci stanno i Marshall e stiamo andando. Io vado con i miei colleghi, ok? Ciao, Romani. A dopo. Voi scendi un attimo e faccio una chiacchiera al volo nei 4. Ma ci sono anch'io. Arrivederci, FBI, buonasera. C'è arrivederci. Sono anch'io. Ah, c'è anche Smith che... Sì, Smith era in pattuglia con... Lo trovo. Posso partecipare? Stavo parlando di sua figlia che ha preso sotto... sua moglie, volevo dire. Dai, ha fatto la promozione. Arrivederci. No, in realtà dobbiamo parlare delle indagini e portare avanti una roba. Via? Signor Smith, salve, sì, ragazzi, purtroppo sì. Grazie, salve, grazie che mi isolato. Lei si chiama Smith. Ma non è per isolarla, ma... Oh, mi sono crashato. Come hai crashato?
Dani, ma le URL sono diventate più complicate perché ho sbagliato due e mi hanno rimandato. Non è che sono cambiate, può darsi che sia magari le domande che ha sbagliato, può darsi che erano errori un po' più gravi, insomma, questo. Comunque no, non sono cambiate, semplicemente magari sì, sono un po' più severi, può essere. Però no, sono fattibili. Arrivo comunque su, mi è venuto un attimo. Ok, rieccomi ragazzi. L'ha visto. Ma io lo vedo Oh, anche un cadavere, oh, signore. benvenuto, Anche agente io. Smith. Ecco, Rieccomi. c'è questo cittadino per lei. Cosa vuole? La. Sì, c'è questo cittadino che le vuole parlare. Gli Come scappate Donio? via. È scappato via. Ha avuto paura di Smith. Smith fa questo effetto alla gente. Io? Sì, esattamente. Voleva parlarle prima. Vabbè, comunque le cose che potremmo fare ora sono dei controlli per verificare se incrociamo Oddio. qualcuno che trasporta queste armi, basta, cioè. Non Che camion era tipo c'è quello? altro. Che armi, scusa? Ecco, ma non mi ascoltava, la questione di Ah, girarvi ieri. stiamo Eh sì, se non arriva intanto possiamo fare dei controlli sul territorio e vedere se becchiamo di là. Ehi, qualche uomo. trasporto con suo Ma tu spento. avanti. Vuoi andare a fare il posto di blocco o no? No, non ho molto voglia, Allora sinceramente. mi devo andare in centrale allora. Prendi Riparti pure tu? la volante, portala lì in centrale. Ok, poi vieni riprendi tu. Sì, Sì, lasciala lì in ok. centrale. Chi è che sta urlando? Ok, posso firmare anch'io? No, quanto è veloce st'auto? Sul ponte, mamma mia, sul ponte che c'è il posto di blocco, lo facciamo anche noi. Sto mangiando lo yogurt.
Sì, Mike, buon pomeriggio comunque. Ho ripreso un po'. Per ora sono riuscito a fare solo le domeniche. Domenica scorsa, questa qua. Però vorrei provare a vedere magari quando c'è qualcosa di più da fare la sera. Anche riprendere la sera un po', quando magari sarà qualcosa di più da fare. Ma sì, adesso vediamo, infatti. Cooper! Cooper! Sì. Ok. Bene. Qualche coppetta, no? Buonasera. Bene. Vediamo un po' se arriva gente, se facciamo un posto prosto di blocco. E invece per quelli che arrivano In che dallo senso? Santos, per quelli che Ah, arrivano è dallo uguale, Santos, va fatta la stessa allora disposizione, dobbiamo però di farli là. anche di là. Sì, Ok. esatto. Allora di qua è a posto, giusto? Di là è a posto. Ok. Allora, vi faccio vedere una cosa. Ci mettiamo la mar? No, aspetta, la mar serve qua. Monica, ti posso spostare un attimo la volante? Ok, perfetto. Voglio mangiare lo yogurt. Niente, allora mi tocca investire. Occhio, Smith. Buonasera. A Buonasera. lei. Sergente Lei è? Smith. Regina. Io sono Castle. Castle. Buonasera. Buonasera. 096. Salve, salve. Ottimo agente Castle. Bene. Ti Agli troviamo ordini. molto bene. Molto molto bene. È uno dei miei colleghi preferiti. Ah, capito. Sì. Questo non lo sapevo nemmeno io. Oh, ma se ci Poi. chiudate? Se ci chiudate? Chinate, che ha detto? Le strisce chiudate non le metti? No, no, perché desincano? Ma in che senso? Perché anche se le metti da un lato, alcuni le vedono dall'altro e li buchi le ruote. Anche non volendo. Ma la gente pensa che sfonda il posto e non si buca neanche le Vabbè, dai, Smith, un po' di fair play. gomme. Beh, sicuramente. E raga, l'unico. Vai mettere una barriera diagonale e far capire che c'è in questo ingresso, non vorrei che vanno tutti dritti poi. È la barriera però è pericolosa, perché per le barriere servirebbe l'avvertimento prima nel codice Lo so, lo stradale. so. E il cone invece al massimo lo butti giù. Cioè, magari uno non lo vuole sfondare, ma li vede all'ultimo. Diagonale e far capire l'ingresso qui. Non lo so, a me fanno schifo. Le persone, Ma tra rispetto virgolette, che città non ponte? rispettano i pubblici ufficiali meritano anche Come? in determinate Adesso rispetto situazioni città di ricevere del ponte ora. piombo come Ah buona sì, c'è il ricompensa. Buonasera, GPS dico Monica. finalmente. Sì. Franchino Mitta, Highway. fugno. Sì. Vabbè, perché c'è la statua. Vabbè. Ninja Highway si chiama. Lupo Che Speed roba. Highway, New York Entry. Terminal 3, Vabbè. Terminal 3, Terminal 3, vabbè. Terminal 1, Terminal 2, Terminal 3. Appena metteranno il GPS saremo ancora più contenti. C'è già il GPS? Questa gliela sposto e la metto interna. Sì, ma proprio in tutta la città c'è. Ah, Occhio. no. Io, Secondo noi vorremmo il GPS su tutta la città magari per i 1080, sa. un po' difficile, E non lo è so. vero.
Però noi stiamo lavorando su questa cosa, nel senso che devo dire che abbiamo dei buoni guidatori e quindi riusciamo bene a comunicare. Io sono uno di questi. Sì, no, tu forse tra quelli in cui sono le pattuglie, tu guidi bene e devo dire che guida bene anche il sergente Miller. Onestamente. Se l'è presa un po'. Le ha fatto male. Cosa? Le ha fatto male. Chi? Oh, comunque quel SUV è bellissimo, dietro c'è anche il cassettino. Lo so, che mi ha fatto male. Bellissimo. Questo. Lo so, ma perché me l'hai spostato da qua? No, non mi hai preso. Mi sono schivato in corpo. Se devi partire in inseguimento, tanto c'è la volante 1 e la volante 2 per gli inseguimenti, vedi? Qua siamo organizzati, Smith, mica cazzi, qua. Ma che mi ti piacciono lì? I nuovi... Allora, lì si faceva vedere, si vedeva al mezzo. No, mi si è chiuso il coso, aspetta. Ma qualcuno arriva, Siamo coi fermi o facciamo passare? No, fai. Iniziamo qua. Salve. Salve. Rimozione forzata, eh? No, questa volta siamo rimozione con la forzatura. Con la forzatura, perché sì, dove sì, ce l'avete sì. La forzatura? Noi forziamo ogni rimozione. Forzate le auto? Certo. Se no, come facciamo ad aprirle? Per caricarle, se il cliente non c'è. Ho capito. Come si chiama lei? Pensavo che stessi facendo un reato, eh? Tanto ti becco prima o poi in fragranza, eh? È certo. Io mi chiamo Mattia del Supremo. Mattia del Supremo? Sì. Ha un documento? Me lo passi dal finestrino? No, ce l'abbiamo nel nuovo album della Supremo. Okay. Dai, sto scherzando. Ciao, bello mio. Ci vediamo dopo. Ciao. Cosa e la lascio andare. Buonasse. Ma come arrivederci? Buonasse. Ciao, zio. Ma che va piano? Si sfreccia a 180. Ma chi è Joseph? Non sei. No, io mi chiamo Achille. Di chi? No, sono nipote della signorina accanto a lei. Trattatemela bene, arrivederci. Perfetto. Può andare, mi raccomando, vada piano, giorno... non faccio infrazioni, la cercherò. Okay. È il giorno che ti cercherò, ti inviterò a prendere un caffè, è in quel caffè. Circolare, vai, andate avanti con sto camion. Arrivederci. Agenti, invece di chiacchierare e bere caffè, lavorate, dai, su. Che dobbiamo fare? Non c'è nessuno. Come no, sono d'auto in coda, là. Come? Ok. Chi l'ha detto? Cooper. Ehi. Che brutte divise che hai scelto, mamma mia. Ma sono strabelle, piacciono a tutti. Mamma mia. Piacciono a tutti, perché? Mamma mia, che brutte divise. Ma le hai mai visti Marshall nella vita reale? Sì, ma sono veramente brutte, sono dei militari, Dio mio, mamma mia. A loro gli piace questo stile un po' militaresco. Mia. Bruttissimo. È bello che siamo nella città di New York. Dai, c'avete tutta la camicetta per Benino e poi pantaloni militari, ma cosa volete? Sì, poi i pantaloni un po' più tattici, cioè. Ma questo l'ho fatto passare? Sì, no. No, il poliziotto. Cioè, no. E ascolta, io gli avevo detto io gliel'avevo detto a Dalek di eliminarlo quel mandato di cattura, ma non l'ha fatto. E adesso si sono confusi. Quale mandato di cattura? Se ti vanno i mandati di cattura, quello vecchio di. Si chiama? Aspetta, c'ho scritto un messaggio. Quello di Oliver Hutton. Ok. E non l'ha eliminato. Vabbè, no, basta che scrivere mandato di cattura applicata. Ma eliminiamoli, no? No, non penso. Perché no? Questi? Penso, fuori di te. Ma come sono fermati? Ah, ecco. Più che altro, cioè, se te ne metti tanto... spenti, cioè. Accendi. Dico, se te ne metti tanto in fila, di mandati... di cattura, se io rispondo al messaggio mandato di cattura applicato non si capisce a quale. No, devi scrivere mandato di cattura applicato Oliver Hutton, così quando tu cerchi leggi mandato di cattura Oliver Hutton, mandato di cattura applicato Oliver Hutton e capisci che Oliver Hutton è stato applicato. Così bisogna fare. L'ho detto 47.000 volte ai procuratori e dopo 47.000 volte che l'ho detto, ancora non lo fanno. Sono da 3 giorni i procuratori. Mandato di cattura applicato Oliver Hutton. Aspetta, converte le parole, mi fa schifo così.
Ah, ma ti piace il mio nuovo microfono? Perché hai cambiato qualcosa? Com'è cambiato qualcosa? Che cazzo, dai. Sì, cambiato. Si sente? Sì. Ma ora va bene. Buonasera, vada avanti piano, lentamente, si faccia controllare i documenti degli agenti. Ok. Funziona il nostro posto di blocco. E ti dicevo, ma ora si sente bene, spero. No, si sente molto bene, sì. Andare. No, anche perché per quanto ha pagato. Questo è corre, chi è? Ma no, potete andare, noi siamo qua sul con le firme. È uno che ha lasciato il veicolo indietro perché non si voleva far controllare. Io gli faccio comunque il riconoscimento. Certo. IR5. Salve. Quello che passa i coni? Scusi, può venire un attimo. Scusi, mi scusi? Da, buongiorno. Deve andare di là, deve andare, signore. Da, dove devo andare? Dall'altra parte di corno. Da, scusare. Vada lentamente, si faccia controllare i documenti. Da, adesso arriva giù in fondo. Oh, ragazzi! 10.80 Sì, affermativo, gentilmente la riprenda. Il veicolo è suo. Vai, ma che cazzo? Tutti tormentati. Chiudi la porta dietro, che c'è il cassetto. È capito. Vai. Questo lo andiamo a... questo so chi è. Lo so chi è, l'ho visto ieri. Westwatch, siamo all'inseguimento. Qui Smith, siamo all'inseguimento di un'auto che ha forzato il posto di blocco. Spenga il motore. Signore. Yes, Dick. Spenga... ma cosa fa? Accosti, spenga il motore. Ma cosa avrei fatto? Accosti, spenga il motore. Ha forzato un posto di blocco. Nessuno si era accorto che la macchina è passata tranquillamente senza fermarsi, signori, Ok, avete bisogno di supporto. Ora si è fermato, sembrerebbe essere collaborativo, vi aggiorniamo. Gentilmente, spenga il veicolo, ci segue dietro la volante. Sì, yeah. No, non sento nulla. Salve. Da, oh signorina, ma te essere quella di ieri essere. Esatto. Venga dietro l'auto, stai? Grazie. Venga dietro l'auto. Documenti. Come stare? Documenti, subito. Allora, foto documento essere un po' strecciata, perché qua sua collega ieri mi avrei fatto foto strecciata. Io? Documenti, no, grazie. Suo collega, altro collega. No, no, dai, va bene, la faccia si vede bene, importante è quello. Da, Dimitri da. Romanov. Da, sono io. Da, perfetto. No, attente, patente ce l'ha. Allora, gente, io non fare perdere tempo, ma qui macchina essere, cioè, nel senso, macchina qui essere di azienda. Io avere azienda di mandarini. Ma ce l'ha lei? Da. Lo faccio vedere, grazie. Da, certo. Da, ecco lei. Patente, no, mi aveva passato la carta d'identità, mi ha passato. Ma come? Sì. Avere dato patente io. No, mi ha passato la carta d'identità, mi faccio vedere la patente. Ah, cavolo, come il signore? Dimitri. Ok, Dimitri. Macchina essere di mia azienda, io fare azienda okay. Mandarini. Mi faccio vedere la patente, però ancora me la mostro. Un attimo, adesso trovare qua. Secondo, Signori? Signori, allontanate gentilmente. Aspettiamo. Allontanatevi. Aspettiamo. Allontanate che sto contromano, signori. Allontanare. Signori, ritorni dalla signora. Ci mettiamo un'altra corsia. Andate avanti. Scusi, sì, poliziotti. Ma state calme. Sì, questo confermo. Questo cazzo vuole. Si sta insultando, signorina, si sta insultando. Signorina? Qualche problema? Ma con che cazzo parli? Che cazzo pare, agente? Ma sei in modo di mancare di rispetto così una donna? 10-20? Che linea? Qualche problema con la... 10-20? No, lei ha qualche... No, signorina, lei mi sa che si sa insultarci, quindi... Sta mancando di rispetto così una donna? Che cazzo è questa? Per favore, avanzate con l'auto, grazie. Manca di rispetto così una donna? Avanti, grazie. Allora, per favore. Il 10-20. Non manca di rispetto. Proseguite, grazie. Qui, ma hai visto, signorina, ha visto come la tratta sta gente? Sì. Secondo lei cos'è? Circolare. Polizia di merda. Sicuro? Oh! Circolate. Allora, facciamo così. Visto che già saremo sopra il fatto di restare per entrare alla giustizia, se non mi sono ammazzato. Circolare. Che non è... Sì, ma sti poliziotti non la rispettano, signorina. Sì, facciamolo con me. Altri due coglioni, eccoli. Ecco, due coglioni. Ok, se fermi... Scappi. Dai, salite. Uno solo. Uno resta alla collega. Vai. Addirittura coglione. Cioè, boh. L'ha sentito te, no? Sì.
Sta macchina si guida un po' a cazzo, però vedo che te la porti bene quella. I soggetti sono scesi, sono buttati in acqua. Qui la Mar 2, siamo all'inseguimento della macchina e abbiamo quattro persone a bordo del Stigli Blu. Avete bisogno di supporto? Sì. Sì, immediato pure, eh. 10 metri. Al 5511, zona rotuaggi. Parrucchiere. 5518, stiamo costeggiando il porto. 096 Merriuk. Ci stiamo guardando verso l'officina Grotti. Stiamo arrivando. Ok. Siamo sul rettilineo al 5020 e andiamo, proseguiamo verso il 5021. Stiamo tornando indietro verso il 5020, sta fagitando. Proviamo a tagliare la strada. Direzione 5019, sul rettilineo e costeggia al mare. Verso il 5018. Ora salta una lingua verso il parco. Alzi la procura, sono andato. Non aiuto più. Ti vediamo, tra poco saremo in coda. Ah, quella, ecco qua a destra, qua a destra. Delta 3 in arrivo. Eravamo schiantati, lì a destra sono andati, quella a destra lì, là. È sempre dritto poi. Erano due che chiedevano la firma. 10-20. Descrizione del veicolo. Che veicolo era? Era quello che... non so come si chiama. Dieci venti ragazzi. 50-20 abbiamo persi, è qui al centro. Ma sono questi? Sì. No, no. Descrizione del veicolo. Veicolo sportivo di colore amaranto, con tre persone a bordo vestiti in blu, alla guida era un uomo con le biondi. Sto uscito per radio? Sto uscito per radio, sì. Aveva delle ruote ciano, vero? Le ruote gialla, vero? Ciano, sì. Lo abbiamo visto per un momento, poi ci è sfuggito. Può essere tornato indietro questo? Aspetta, quello dietro che è? No, quello no. Questi stanno qui per forza. Sì, sarà quello. Niente, torniamo al posto di blocco a questo punto. Rientriamo al posto di blocco? Sì, affermativo. Affermativo. 10-4. Romani là, fermo, tutto a posto? Sì, fermo, multato il soggetto, guida senza patente, veicolo a posto. Ok, allora torniamo tutto al posto di blocco e proseguiamo. Ormai l'abbiamo perso troppo tempo. Sono ritornato. L'hanno trovati? No. Abbiamo visto i soggetti, 5002. Stiamo arrivando. 5002, abbiamo bisogno di backup. Torniamo al posto di blocco, torniamo da dietro. Dove stanno? 5002, si muovono verso 5003. Ha ricevuto. Central Park. Ma è rimasto il posto di blocco, è rimasto lì vuoto. Central Park, direzione 5001. Oggi è Mar de Gola. L'hanno ripresi? Sì. Presenti quella? Sì. Ok. 5011.
Scusa, intanto metti la posizione dove stanno, perché io non conosco. Siamo a direzione 5001. Apro la mappa. 5001 sta, vediamo. Torna sul verso 5002. Ok, firma qua. Negativo 5000. 5000 qua, firma qua. Poi li passano qua. Ti metto. Passano su. So giù. Verso il ponte, verso il negozio elettronica, isola centrale. Sono fermi. Eccoli. Stanno passando. Dove stanno? Ponte, eh? Ponte superiore 5001. Tornano verso 5000. Eccoli, 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 eccoli. Ok, siamo tutti in coda. Chiudi. Scendi dalla vettura. Andatevi, dai. Agenti. Dai, dai, giochi finiti, dai, su, scendi. Non ci fermiamo mai, è inutile. Scendi. Guarda, guarda che poi. Vabbè. Io non ce l'ho parlato. Ripeto, su una 18 c'è qualcuno. 5001. Vacce. Siamo in 1080. Uai, vacce. Allora, guarda. Dove stanno? Che non vedo più, ok. Uai, vacce. Un attimo, sono impiegato un inseguimento. Comunque, per dare grazia, basta il bando. Perché tanto. Mi fa basta presentarsi. Presentare il proprio, il proprio curriculum. E poi, se ti viene valutato bene il curriculum, fai il colloquio. È un po' complicato entrare in polizia all'inizio perché tanta gente c'è che entra. Però puoi sempre provarci, cioè. Dove state, raga? Qui di fianco, sì. Dietro, cosa? O sotto. Sotto, perché vedo i lampeggianti, è chi là, sì. Sotto solo. Ecco là, sì. Faccia contro il muro, non mi interessa. Ma che cazzo vuol dire non ti interessa, non ho fatto niente. Allora non passaggio. Ma io non ho fatto niente, ragazzi, stavo a fianco. Ma dichiara un arresto, lei ha diritto. Li avete presi? 10-4. Sì. Avanti, di là, forza, su, da dove forza. Sei arrivato? Via. È arrivato il biondino qua. Perfetto. No, 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 nel baule non c'è. Ma non so perché noi non abbiamo fatto niente. Dai, fatelo salire nell'Adam. Dove va? Dove vai? Dove vai? Dove vai? Ma non c'è la donna nel baule. Ma vieni qua, dove vai? Bloccatelo. Forza. Vai, va. Ah. Devi salire nell'Adam. Ma perché è stato arrestato? Perché sì. Fatelo salire, in quale lo facciamo salire? In questa qua? New York, New York, qual è New York? Portiamo la... Ragazzi, quelli vieni, che non stavano guidando li potete lasciare andare dopo perquisizione e documenti. Il resto li lasciamo forza. Dove, dove? Qua, quella bianca, quella bianca, quella bianca, quella bianca. Il pelato, il pelato. Avete 3 secondi. Il pelato. A posto. Uno. Inzio, devo restare solo a te. Aspetta che sta... Apro la porta, aspetta. No, la signorina è arrestata, la signorina. Ora, gente, mi scusi. La signorina è arrestata, la signorina è arrestata, ragazzi. Apri la porta. Due. Ne parleremo dopo. Intanto lei... La signorina dov'è? Ma io sono lì, dove vai, metti okay. Dentro. Allora, forza, scendete la macchina. C'era una signorina a bordo. Fatelo salire. Vado in centrale, la macchina. Cercate, mi sentite? Ma che si è fottuti la macchina? Guardi, vai, la signorina a bordo, da arrestare. Sopra, sopra, sopra qua, ponte, sopra ponte, sopra ponte. Negativo, solo quello che guida. Negativo, no, anche la signorina va arrestata. La rossina, la signorina non c'è, è sparito, sì, l'hanno buttato dal sopra veicolo. Destra. Come dal veicolo. Non c'è, c'è perché non c'era in macchina, abbiamo voluto pure nel portabagagli. È salita sopra il ponte qua. C'è il cranio, però. Allora, la vettura è una vettura sì. Bianca. Dobbiamo controllare nel testatario, sergente. Pensa no, lei? Tanto... Stazione di polizia. Perso i contatti. Qui è
Descrizione del veicolo, veicolo bianco in zona. L'abbiamo preso, lo sta qui sotto, siamo qui sotto, vi fermati. Il procuratore mi serve supporto, sono caduto. Dove si trova, procuratore? Poco dopo il 5002, sulla costa. Sta arrivando. Qui è Brega, io sto qui sopra, lo vedo il procuratore, sta qui sotto, quei due fermati che sono cascati dal ponte. Sto arrivando. Sono tutti e tre feriti, eh. Sento le sirene, ragazzi, siamo qui sotto il ponte. Sto arrivando. Ma c'è, ora sono sergente, ora perché c'è stato del wire. Mi vedete, vedo un collega. Capitano, ora. Ora sono solo sergente, però... Però sì, cioè, basta che fai il bando, poi presenti il curriculum, poi dopo è facile passare, cioè, il curriculum lo fai bene, da lì in poi c'è già la rampa di lancio, cioè. Ma che è successo, scusate? Sì. Certo. Ok. Ma che è successo? Aspetta. Come si fa? Con l'occhio. Prova, io ho provato ma non riesco. Situazione? Ecco. Come fatto? Con l'occhio. Allora, ho raggiunto il procuratore con i due fermati che stanno a terra. Ci sono delle scalette qui che scendono. Cazzo, un supporto medico immediato. A me funziona un'altra cosa. Io. Ehi. Qui Sun, sono al 5002. La passo a prendere io, Sun? No, no, sono già in macchina. 10-4. C'è il cradio, c'è un procuratore disponibile. Avanti. C'è un procuratore disponibile, quello è SPD. Ragazzi, qualcuno può venire qui giù a prendere la persona che il procuratore non riesce a portarla, è troppo pesante e è ferito. Dove siete? Siamo nei pressi del 5002, sergente. Sono 18, buon pomeriggio a tutti. Salve. Chi sei? Marcia, dove sono tutti? Sì. 5002, da quello che ho capito, è successo qualcosa. Sinistra? Sopra? Sì, gravi, sì. Comunicazione vuota. Di nuovo, comunicazione vuota. Siamo presso il 5002, sulla costa, guarda il GPS. Non funziona il GPS, signore. Solo tu, procuratore, lo vedi. Ma qua a destra, sotto. Sotto? La costa, sì. Devi scendere giù. Sì. Devi verso le auto. 10-4. Non so dove sia, qui si scende. Beh, le lascio la vettura, signore. Dove sono? Non lo so. Ah, qui sotto, qua sotto i gradini ancora. Li ho visti con la cosa dell'occhio. Sotto il gradino. Perché non mi funziona il GPS, quindi non... Vuoi lasciare? Ancora non funziona bene? No, no, è fino a stamattina funzionava. Ma strano. Già. Ah, diamine. Eccoci. Che è successo? Non so, a quanto pare hanno trovato questi due soggetti svenuti in acqua. Ok, chiamiamo un'automedica? Sì. Pensaci te, Tabs. Qual è la frequenza radio? Fai la chiamata sul telefono. Ah, voi funziona il GPS? Negativo. Ah, no. Ok. Eccoci. Ma non c'è nulla addosso. Avete chiesto supporto medico?
aspetti. Sì, siamo già. Non riesco a farlo dal telefono. Ok. Sono all'entrata del ponte di New York. Dove siete? A direzione 5002, zona nord 5002, c'è una torre essendo sotto la zona industriale sulla costa. Aspetta che provo, c'è... Ce la fa procurato? Insomma... Che c'è su? Piano, piano. Piano qua, sono grave. Cascato dal bordo laggiù. Che male. Okay. Meno male sono cascato di schiena e c'è il giubbotto, mi ha... Per fortuna, mi ha parato dall'urto. Il problema è che la chiamano in radio. Una gamba. Avanti. Dove posso incontrarla? Sono un attimo in difficoltà, stiamo presso il 5002 in una zona industriale sul bordo costa. 14, attendo in procura. Questi ragazzi stavano prima sul ponte, avevo visti che guardavano. Sì. Che è successo? Eccoci. Hanno lasciato la macchina abbandonata, poi hanno pensato bene di debuttarsi dal mare, ma... Il mare non perdona. Buonasera. Salve, salve. Buonasera, come sta? Tutto bene, caro. Lei come sta? Tutto bene, tutto bene. Ah, comunque, signori, riguarderò meglio la bodycam e vi manderò un'email di conferma. Riposo, però riposo. Credo che quello che stava guidando fosse quello con la canottiera rosa. Ragazzi, credo tu abbia sbagliato divisa. L'ho credo proprio anche io. Mannaggia. Infatti, vado a cambiarmi. Una persona per terra. Ma cosa gli è successo ai ragazzi? Che senso una persona per terra? Sono scappati in acqua e sono stati... Avere un corpo a terra e basta, è normale? Oh. Non ce ne sono due. No, ce ne sono due. Due. Scappo a cambiarmi e torno subito. Dai, io vado, signori, torno allo Santos, che devo andare fuori al servizio. No? Vi saluto. Grazie, collega. Arrivederci. Provare la riporto. Arrivederci, Smith. Non mi faccia correre, sergente. Mi dica. E l'arresto? Lo fa la polizia di New York, è territorio loro. Ah, ma non c'è nessuno? Sì, frequenza 4. Sì, stanno facendo. Frequenza 5, li trovate. Ah, okay, procuratore, vabbè, la riporto in centrale. Avete compagno io, ho il compagno in centrale che ci stanno loro lì, magari li chiami tu? Bene. Marshall? Avanti. Mi ricordate che c'è ancora il posto di blocco mi sa costruito lì, Affermativo. Ok. Bene, torniamo a Los Santos. Jack Marshall, mi ricevete? Check. Avanti. Allora, i due soggetti sono scappati perché erano praticamente accusati di intralcio alla giustizia, in quanto abbiamo detto ripetutamente di andare via dalla zona. Adesso, quello che guidava era il soggetto con la canottiera rosa, ho rivisto anche la bodycam dal tablet. E sono scappati tutti e due, si sono buttati appunto dal bordo costa. Ve lo dico perché anche la polizia subirà un minimo rapporto. Ok, intralcio alla giustizia è mancato al... Esattamente. A quanto pare è scappato anche quello con la felpa arancione, quindi anche lui va assegnato il mancato al, giusto? Sì, perché nel punto in cui quando sono scesi dalla macchina sono scappati a corto tutti e due, allora per tutti e due vale il mancato al. Porco cane. 10 watt.
Sentite un attimo la polizia per quanto vale l'intraccio alla giustizia, se vale solo per quello che guidava, in quanto era lui che conduceva il mezzo. Andiamo in radio 6? Trovate la polizia di New York. Sì, andate in radio 6, vedete se ci sta qualcuno. Ok, siete sempre nella costa del 5002, signore? 10-5? No, sto dicendo al sergente, si trova sempre al 5002 nella costa, dove ci sono i due soggetti. Ho bisogno del 10-20 da dove stanno il blocco stradale, tipo, no? No, il blocco stradale non c'è più, il blocco stradale. Si è smontata, ah, okay. Si è smontata da sola. Ah, posto. Oh. Minchia, che pelo, ho fatto quello. Vai, falli pure venire. 10-4. Bene, boh, non c'è più nessuno, c'è la nave. Ok. C'è il radio? Vabbè, ragazzi, io intanto, allora, io adesso stacco. Vi ringrazio tanto per essere stati con me in live. Vi ricordo di fare punto esclamativo comandi per vedere i comandi, punto esclamativo YT per vedere tutte le repliche su YouTube. Vi ringrazio tanto per essere qui con me, vi ringrazio ancora e vi auguro una buona serata. Ciao!